Devo però nominare anche altre persone che con diverso ruolo hanno contribuito e collaborato. Mi riferisco all'architetto Igino Micheletti, al geologo Giovanni Borri, a Paolo Montanari e al suo studio grafico, all'ingegnere collaudatore Cecchi Maurizio, al mio vicepresidente Dennis Luigi Cenzi per aver effettuato il QR code nelle targhe sotto la statua, alla storica dell'arte Ilaria Fiumi Sermattei, alla ditta Marchesini Dino, come anche alla Cava Gola della Rossa S.p.A. di Serra San Quirico, alla Fiori Costruzioni S.r.l. di Sassoferrato, all'Arte Edile S.r. di Sassoferrato, all'ingegnere Claudio Spinelli, al presidente del consorzio Frassassi Cecchi Feliberto, presidente dell'associazione Amici del Presepe Vivente di Genga, Don Claudio Capoccia. Forse dovrò ringraziare il presidente della fondazione Carifac, Guido Papiri. Sicuramente devo ringraziare il parroco dell'abbazia di San Vittore, Don Graziano Molodobri. E da ultimo, ma non meno importante, voglio ringraziare Piero Agostini e al nostro comunicatore, perché oggi è uscita la notizia su tutti i giornali, dal Resto del Carlino, all'Azione e quant'altro. Grazie a tutti per il vostro contributo e l'aiuto che ci avete fornito. Grazie. Sindaco, a lei. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. 5 anni fa arrivava a Genga il cardinale Angelo Comastri, regalando al nostro comune uno dei momenti più alti per i festeggiamenti dei 250 anni dalla nascita di Papa Leone XII. Da allora, come amministrazione, abbiamo dato vita a molti eventi, tra cui importanti convegni, che ci hanno permesso di meglio conoscere una figura che tanto lustro ha dato al nostro territorio. Ebbene, oggi, senza alcun dubbio, posso affermare che questa giornata rimarrà negli annali del nostro piccolo comune e sarà annoverata anche essa come uno dei momenti di maggiore spessore dedicati alla figura di Leone XII. La statua donata da Rotary e posizionata qui nel largo intitolato a Don Peppino Fedeli ha una forte valenza simbolica. La gola di Frassassi, infatti, luogo di fede e di culto sin dalla preistoria, luogo ove tutta la comunità di Genga si riunisce ogni anno per dare vita allo straordinario presepe vivente, luogo ove Leone XII fece erigere il Tempio del Valadier, perla dell'architettura neoclassica che in tanti ci invidiano. La giornata odierna mi riempie di gioia e di fiducia verso il futuro, perché è il segno tangibile che il lavoro avviato nel sentiero della ricerca storica nell'ambito culturale ha aperto una strada che ormai è tracciata. Un territorio non può prescindere dalle proprie radici, soprattutto un comune turistico come il nostro deve curarsi della propria storia per farne mostra con orgoglio e per trasmetterla nel miglior modo possibile a quanti ogni anno ci vengono a trovare da ogni parte del mondo. Voglio esprimere i miei complimenti al maestro Bruno D'Arcevia per la splendida opera realizzata che senza ombra di dubbio degnamente ha saputo cogliere l'essenza espressiva di Leone XII. Concludo infine salutando tutte le autorità presenti e ringraziando il Rotary Club Alta Vallesina Grotte di Frassassi, nella persona del suo presidente Paolo Giuseppetti, il governatore che ha mantenuto la promessa mesi fa e è voluto essere presente, per il dono fatto alla nostra cittadinanza, all'associazione Amici del Presepe, dalla quale è partita l'iniziativa, contribuendo anche alla realizzazione il consorzio Frassassi, la fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontani, senza dimenticare poi gli sponsor tecnici Fiori Costruzioni, Artedil, Cava Gola della Rossa e quanti hanno collaborato alla organizzazione di questo evento. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Beh, se avete avuto la brochure in mano come la scaletta,
ci dovremmo trasferire ora all'abbazia di San Vittore alle Chiuse, dove si terrà un concerto di circa, credo, una cinquantina di minuti, per cui con le macchine possiamo dirle. Grazie. Noi comunque tronchiamo qui questa trasmissione, ringraziamo gli intervenuti, salutiamo Carlo Ciccioli, bella presenza che ci è venuta a trovare, tutti gli amici, salutiamo i Rotari e chi ha partecipato a questo evento. Il centro stampa Genga pubblicherà entro qualche giorno i vari servizi e li potrete vedere su YouTube e su Genga Informa. Vi do la buona serata e ci vediamo quanto prima. Ciao da Gilberto.